Torino e il Piemonte rilanciano il progetto Panchine Rosse e contro le critiche del segretario della Lega Nord Matteo Salvini annunciano l'intenzione di voler portare in tutta Italia il simbolo torinese della lotta alla violenza contro le donne. Dopo i risultati positivi dell'edizione invernale dedicata al potere temporale e spirituale, Francesca Leon, direttrice dell'Associazione Torino Città Capitale Europea, presenta la stagione primaverile di Grand Tour, il ciclo degli itinerari alla scoperta di Torino e del Piemonte. Proseguono le selezioni di Miss Mondo Piemonte 2016. Al centro palatino di Torino si è aggiudicata la tappa una ventenne di Grugliasco, Federica Martina. 14 le concorrenti a sfilare per la fascia. Buona settimana ai telespettatori di GRP. Iniziamo con il nostro telegiornale regionale con una notizia che partendo da una, diciamo, dall'iniziativa piemontese ha poi scatenato un certo dibattito a livello regionale, ma non soltanto. Un monumento alla cultura della non violenza da esportare in tutta Italia. Torino e il Piemonte rilanciano il progetto Panchine Rosse. Contro le critiche del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, annunciano l'intenzione di voler portare in tutta Italia il simbolo torinese della lotta alla violenza contro le donne. Ma in questo servizio cerchiamo un po' di capire le posizioni e le opinioni delle diverse parti politiche coinvolte. Sarà forse il clima da campagna elettorale, ma continua anche in modo acceso la discussione sulle panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L'idea era venuta al writer torinese Karim Sherif, pitturare e rendere visibili questi classici oggetti di arredo urbano che portano un messaggio sociale. Per ora sono più di 20 disseminate per la città e c'è la proposta di esportare il progetto anche in altre zone d'Italia. In un'intervista il segretario della Lega Nord Matteo Salvini si è detto contrario. Il denaro impieghiamolo davvero per aiutare le donne, non solo con i simboli, ha detto commentando la decisione della Lega Nord di non appoggiare un'estensione ulteriore del progetto all'interno della circoscrizione 6. I miei consiglieri hanno fatto bene a votare contro una presa in giro, sulle panchine rosse si siedono i papponi. La polemica a quel punto è divampata, soprattutto sui social. La prima a rispondergli è stata Nadia Conticelli, consigliera regionale del PD e presidente della circoscrizione 6 di Torino. La lotta alla violenza è lotta per la sicurezza di tutti, scrive sul social l'esponente del Partito Democratico, che si è fatta immortalare su una delle panchine incriminate con il cartello «Io non sono un pappone». Con lei anche alcuni residenti del quartiere. Sulle panchine di Torino, dice, si siedono studenti, insegnanti, operai, ingegneri, pensionati, designer, badanti, noi insomma che siamo Torino. Salvini decida il posto delle donne, dice invece il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus. Io decido con le donne, aggiunge sul suo profilo privato di Facebook Laus, che è anche referente per le pari opportunità della conferenza dei presidenti dei consigli regionali. Confermo pubblicamente, dice, la mia disponibilità a sostenere il progetto della Commissione Pari Opportunità Piemontese, presieduta da Paola Berzano, di allargare su scala regionale e poi nazionale la campagna di sensibilizzazione delle panchine rosse. Ma quale sarebbe questa idea nello specifico? L'idea è quella di coinvolgere tutte le scuole, spiega Berzano. Oltre a dipingere di rosso le panchine, vorremmo che avessero una targhetta con impresso il 1522, il numero verde nazionale contro la violenza sulle donne e lo stalking. Stiamo gettando le basi di un progetto che vorremmo portare a compimento il prossimo novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno ancora troppo diffuso e purtroppo molto più vicino di quanto si possa pensare. Ora alcune notizie di cronaca. La polizia austriaca ha avviato indagini dopo i tafferugli durante la manifestazione di centri sociali ieri al Brennero. Lo sapete, questa manifestazione è stata fatta in seguito alla decisione austriaca di intensificare i controlli alle frontiere a causa dei flussi migratori. È stato temporaneamente fermato un cittadino italiano, un quarantenne di Asti, per resistenza pubblico ufficiale. Gli scontri sono avvenuti al termine della manifestazione contro le politiche dell'Unione Europea sui migranti, quando una trentina di manifestanti
si è staccata dal corteo e ha tentato di bloccare il transito di un treno lanciando sassate e bengala contro gli agenti austriaci, ferendone tre. Una trentina tra poliziotti e manifestanti sono rimasti leggermente contusi per gli effetti di spray urticante. Agli arresti domiciliari ha spinto la convivente giù da una finestra dopo averla minacciata con un coltello. Questa è un'altra notizia che arriva da Asti. Un uomo di 24 anni, nigeriano, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio aggravato. La donna, 23 anni, dopo un volo di 3 metri, ha riportato gravi lesioni. Per cause ancora da accertare, forse a seguito di un litigio, il nigeriano ai domiciliari per traffico internazionale di droga avrebbe sollevato la donna da terra, spingendola giù da un'altezza di 3 metri. Da una prima dichiarazione la ragazza avrebbe riferito di una caduta accidentale, poi però ha ammesso l'aggressione. L'uomo è stato portato al carcere di Quarto d'Asti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Infine un'altra notizia. Una grata di aerazione ha ceduto sotto il peso di un bambino di 6 anni, caduto per alcuni metri nel vano garage di un condominio di San Mauro, nel torinese. Il piccolo è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Regina Margherita a causa di un trauma cranico riportato dalla caduta, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, sembra che il piccolo abbia spostato per gioco la grata, che si è così ribaltata quando è salita sopra. Infine c'è ancora una notizia che arriva appunto sempre da Torino. Era inserito infatti negli ambienti della città e si muoveva con disinvoltura tra ristoranti e locali alla moda di tendenza. Lo spacciatore arrestato dalla polizia nella notte in Corso Casale. L'uomo, che è un marocchino di 37 anni con la cittadinanza italiana, senza alcun precedente, aveva appena fatto salire sulla sua auto un cliente italiano. A bordo dell'auto, gli agenti della squadra mobile, che da giorni seguivano i suoi movimenti, hanno trovato numerose dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute. Nel vano della leva del cambio aveva nascosto 9.000 euro in contanti, probabilmente ricavi della serata. Sequestrata anche 4 telefoni cellulari. Dalla successiva perquisizione, nella sua abitazione sono saltati fuori 1.800 grammi di hashish, oltre 100 grammi di marijuana e poi un bilancino di precisione. Dopo i risultati positivi dell'edizione invernale dedicata al potere temporale e spirituale, Francesca Leon, direttrice dell'Associazione Torino Città Capitale Europea, presenta la stagione primaverile di Grand Tour, il ciclo degli itinerari alla scoperta di Torino e del Piemonte. 40 escursioni tra la città e la regione. Appunto, si parte il 9 aprile al Parco del Po. Con l'inizio della primavera riparte il ciclo di escursioni di Grand Tour. Scopriamo cosa sia. Grand Tour è un invito a scoprire il patrimonio culturale, naturalistico, storico-artistico del Piemonte. È un programma che si protrae durante tutto l'anno con appuntamenti che vengono presentati ogni quadrimestre dell'anno. L'edizione primaverile ha come tema conduttore i giardini, i parchi e il paesaggio. Ecco, un ciclo di incontri inizia ad aprile e termina. Terminerà a fine giugno e in questi 4 mesi andremo alla scoperta dei parchi, dei giardini, delle ville che costellano tutto il nostro territorio. Andiamo dal Monferrato al Saluzzese, passiamo da Pinerolo, dai laghi, da Verbania in particolare, alla scoperta di un patrimonio che è poco conosciuto ancora. Viaggi tra arte, storia e paesaggio. Quanti e quali sono i luoghi interessati? I luoghi interessati sono moltissimi, non riesco neanche a citarli tutti. Sono 40 gli itinerari che proponiamo al pubblico in questa edizione. E coinvolgono non solo ville e parchi pubblici, ma anche giardini privati che vengono aperti per l'occasione per scoprire anche degli spazi nascosti del nostro Piemonte. In che modo si potrà partecipare alle escursioni? Prenotando al numero verde 800 329 329 o prenotando sul sito www.piemontitalia.eu. Le prenotazioni cominciano il 21 di marzo e da lì in avanti sarà possibile partecipare. La prima gita, il primo itinerario sarà il 9 di aprile. Dove? Parco del Po. E si termina con? E si termina con Vaie Chianocco, paesaggi e archeologia alle origini della Valsusa. Chi ha l'abbonamento Torino Musei può partecipare? Non solo può partecipare, ma ha anche uno sconto, una riduzione per partecipare a tutte queste attività. Proseguiamo con un'altra notizia. Un giovane studente in fisica, Alessio Cotroneo, e una neolaureata, Elena Scandurra,
hanno battezzato Oggi Sì Lavoro, la nuova associazione a partitiche senza fini di lucro costituita dall'ex sottosegretario ai trasporti Giachino, che di recente ha annunciato il suo addio alla politica. Giachino è stato molto critico con i candidati sindaco di Torino, che sin qui ha detto non ha tirato fuori una proposta, una che porti lavoro a Torino. Per Sì Lavoro, oltre ad accelerare le opere pubbliche, vero volano per il lavoro, oltre a lanciare una nuova politica della casa nelle periferie della città, occorre ridurre le tasse locali se si vogliono incentivare le aziende a credere e investire. I ragazzi di Sì Lavoro, ha spiegato Giachino, andranno nelle università e nei quartieri periferici di Torino a parlare ai giovani disoccupati per coinvolgerli a favore della TAV, del terzo valico ferroviario, della linea 2 della metropolitana. E poi l'associazione si batterà per la riforma della legge Fornero, che oggi è il tappo più grosso al turnover tra chi va in pensione e i giovani che possono subentrare al loro posto. L'IGAV, l'Istituto Garuzzo per le Arti Visive, presenta l'esposizione permanente alla Castiglia di Saluzzo. 20 opere si uniscono alle 40 già presenti. La collezione fa parte dei luoghi del contemporaneo riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali. Il visitatore che giunge in questo luogo scopre una mostra in una veste rinnovata. Alle oltre 40 opere già presenti se ne aggiungono altre 20. Che percorso artistico è quello esposto? Il progetto dell'esposizione e collezione permanente dell'IGAV nasce appunto dalla necessità dell'associazione di lavorare sul presente dell'arte italiana e la volontà di presentare attraverso una costellazione molto varia di generazioni quelle che sono le punte d'eccellenza degli artisti italiani attualmente viventi. In quali spazi si sviluppa la mostra? La mostra è presente qui alla Castiglia di Saluzzo, che è appunto un ex carcere, e anche per questo ci piaceva l'idea di una memoria così forte del luogo legata a una memoria di contrasto di quelle che appunto è la realtà dell'arte contemporanea, che lavora sulle trasformazioni del tempo presente. Quindi la volontà era quella di fare un percorso sul passato per cavalcare il presente e scavalcare il futuro, cioè raccontare quali sono le possibilità della realtà attuale. Quante sono le opere? Le opere sono circa 60, parte sono appunto della collezione dell'IGAV, altre sono prestiti e comodati d'uso di artisti e galleristi amici dell'IGAV, e l'idea era proprio quella, come dicevo, di costruire questa costellazione, perché ci sono artisti che vanno da varie generazioni, dai più giovani 25-30 anni fino agli artisti storici come Nino Migliori, che ormai alla sua veneranda età di 90 anni è ancora uno dei più attivi a livello internazionale. Ne abbiamo già citato uno, ma quali altri artisti sono presenti? Sono presenti appunto varie generazioni, da giovanissimi come Corinna Gosmaro e Nella Tortia a generazioni di mezzo già famosi internazionali come Paolo Grassino, Francesco Sena, Ima Sbedo, appunto alle generazioni più strutturate che sono Nino Migliori oppure Gabriella Benedini. Quindi abbiamo un ventaglio di artisti che appunto dai 30 ai 90 anni lavorano ancora in maniera interessante e imponente nel panorama internazionale e nazionale dell'arte. È un progetto collezionistico, ma come è nato? Nasce dalla volontà dell'IGAV di lavorare con l'arte italiana e di far conoscere l'arte italiana nel mondo, e quindi affianchiamo ai nostri progetti internazionali un luogo permanente in cui possono essere visti appunto gli artisti che da anni collaborano con questa associazione. Perché Saluzzo? Dunque, Saluzzo perché mio marito è di queste valli, è nato a Paesana, un paesino molto vicino a Saluzzo, c'era questa meravigliosa location che si chiamava La Castiglia, nel 2009 era totalmente vuoto e totalmente abbandonato, e quindi con il sindaco precedente abbiamo pensato di aprire La Castiglia e di portare a Saluzzo, che generalmente è una città di arte direi più antica, di arte diversa, però abbiamo portato l'arte contemporanea. I visitatori quando potranno vedere le opere esposte? Dunque, i giorni di apertura sono mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, venerdì, sabato, domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e anche dalle 15 e 18. Una lastra di chiusura di una tomba di Palmira, probabilmente romana, risalente al III secolo d.C. E questo è il pezzo di maggior valore esposto fino al 10 aprile, a partire dal 7 aprile fino al 10 aprile, appunto, a Palazzo Saluzzo, Paesana, nell'ambito dell'iniziativa Antiche Emozioni. Il passato guarda al futuro. In tutto 120 opere di antiquariato, fra tappeti da collezione, arte orientale, arte liberty e deco, dipinti di antichi maestri e pittura del 400. Oltre al bassorilievo di Palmira sono esposte una banda
grande cerimoniale copta del V secolo d.C., una copia di sculture lignee cinesi che rappresentano Buddha, una scrivania genovese della metà del XVIII secolo, un tappeto da preghiera anatolico Bursa databile alla metà del XIX secolo, ma anche un paesaggio lacustre di Vittorio Avondo. E, insomma, tutta una serie di opere, e questa iniziativa però è realizzata dall'Associazione Piemontese Antiquari, che organizza anche la mostra Antiquari Piemontesi e le Biennali di Stupinigio e Venaria, in collaborazione con Asconf Confcommercio di Torino e il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte. Il mercato si presenta oggi quanto mai selettivo, dimostrando una maturità che premia le proposte basate sulla professionalità e sull'innovazione. I nostri associati sono pronti a cogliere i segnali di ripresa che si stanno palesando per consolidare le posizioni faticosamente difese e per raggiungere nuovi ambiziosi traguardi, ha detto il presidente dell'Associazione Piemontese Antiquari, Marco Lombardi. Il settore dell'antiquariato a Torino e in Piemonte, anche per la sua storia, rappresenta una delle eccellenze regionali, forse non sempre si pensa anche a questo aspetto. Accanto all'enogastronomia e alla cultura, ha detto Maria Luisa Coppa, che è presidente Asconf Confcommercio Torino e Provincia. Anche questa iniziativa, conferma della vitalità del settore, ci permette di cogliere i primi segnali di ripresa di cui ha tanto bisogno la nostra città. Proseguono intanto le selezioni per Miss Mondo Piemonte 2016. Al Centro Palatino, a Porta Palazzo, si è aggiudicata la tappa una ventenne di Grugliasco, Federica Martina. 14 le concorrenti per questa selezione. La numero 12. È lei la vincitrice della selezione per Miss Piemonte 2016, Federica Martina, 20 anni, ballerina professionista, che il prossimo anno promette di iscriversi alla facoltà di psicologia, ha conquistato il favore della giuria. Oggi mi sento felicissima di aver vinto questo titolo, sono contenta e sono emozionata. Te lo aspettavi? Ci speravi? Ci speravo perché non sarebbe onesto dire di no, però ci speravo. 14 le ragazze che hanno partecipato a questa selezione, presentata al Centro Palatino di Piazza della Repubblica da Riccardo Pellegrini. Madrina della serata, Elisa Muriale, Miss Mondo Piemonte 2015, che con le sue domande ha contribuito a far conoscere meglio intenzioni, desideri e capacità comunicative delle concorrenti. A me piacerebbe essere un medico senza frontiere, perché mi piace aiutare le persone. Quest'oggi sono qua non ancora per cedere il titolo finale di Miss Piemonte, però sono qua per una selezione del concorso. Spero di divertirmi, ho visto le ragazze sono davvero molto belle e auguro a loro una grande carriera. È giusto che noi giovani italiani possiamo suonare in Italia e non all'estero. Brava, grazie. Siamo d'accordo con te. Direi che è andata più che bene, il pubblico è stato numeroso e caloroso, con le miss hanno partecipato, c'è stato, come ho detto anche prima, una bellissima giuria questa sera, è stata molto molto omogenea nella valutazione delle miss, per cui soddisfatto di come è andata, decisamente. Chiudiamo con una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Cuneo. Un ventenne di origini romene è stato fermato dai carabinieri di Alba per l'omicidio di Valerio Sottero. L'uomo di 54 anni accoltellato nella sua abitazione di Guarena nel Cunese. Si tratta del figlio della compagna della vittima. Il giovane sotto shock è ricoverato all'ospedale di Alba, piantonato dai carabinieri. Secondo le prime testimonianze raccolte, avrebbe accoltellato il compagno della madre al culmine di un violento litigio. Il delitto nell'abitazione di strada a Guarene, dove con la vittima viveva anche con la compagna di origine romene, due figli di quest'ultima, tra cui il giovane fermato e l'anziano padre dell'uomo ucciso. La vittima era un commerciante noto nella zona, titolare di un negozio specializzato nella vendita di prodotti per animali domestici e toilettatura, a poche centinaia di metri da casa questo negozio. Il figlio della compagna della vittima è stato fermato dai carabinieri in evidente stato confusionale non distante dal luogo dell'omicidio. I carabinieri hanno ascoltato anche alcuni testimoni e la casa è stata posta sotto sequestro. E poi c'è stata anche una svolta perché il procuratore
Un'altra notizia, scusate, c'è stata anche una svolta nelle indagini sull'aggressione di lunedì scorso ai danni di due operai macedoni a Castiglione Tinella, nell'Albese. Il procuratore di Asti, Luciano Tarditi, ha infatti emesso un decreto di fermo per tre fratelli romeni di età compresa tra i 27 e i 32 anni, residenti a Castiglione Tinella e Canelli. I tre sarebbero gli autori, secondo gli inquirenti, del pestaggio a colpi di mazze e bastoni che ha ridotto in fin di vita un uomo di origine macedone, tuttora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Cuneo, e provocato numerose fratture ad un altro, al culmine di una lite, secondo quanto risulta per futili motivi. Gli indizi a loro carico raccolti dai carabinieri sarebbero pesantissimi, numerose le testimonianze e gli elementi di prova raccolti dagli inquirenti nelle ore successive al grave episodio. Per i tre fratelli romeni le accuse sono di tentato omicidio aggravato e rissa. Il pericolo di fuga degli indiziati ha indotto il magistrato a emettere un provvedimento restrittivo per impedire che i tre possano rientrare nel paese d'origine. Nei prossimi giorni, fermati e richiusi nel carcere di Asti, saranno interrogati dal magistrato. Questa era la nostra ultima notizia. Come sempre, grazie per averci seguito e buon proseguimento. A presto. Torino e il Piemonte rilanciano il progetto Panchine Rosse e, contro le critiche del segretario della Lega Nord Matteo Salvini, annunciano l'intenzione di voler portare in tutta Italia il simbolo torinese della lotta alla violenza contro le donne. Dopo i risultati positivi dell'edizione invernale dedicata al potere temporale e spirituale, Francesca Leon, direttrice dell'Associazione Torino Città Capitale Europea, presenta la stagione primaverile di Grand Tour, il ciclo degli itinerari alla scoperta di Torino e del Piemonte. Proseguono le selezioni di Miss Mondo Piemonte 2016. Al Centro Palatino di Torino si è aggiudicata la tappa una ventenne di Grugliasco, Federica Martina. 14 le concorrenti a sfilare per la fascia.